Buonasera a tutti, benvenuti e bentrovati sul mio canale, benvenuti in questo nuovissimo video chiacchiericcio. Sono troppo contenta di farvi questo video perché era da un sacco di tempo che non parlavo veramente, scusate le notifiche, che non parlavo di film. Ragazzi, oggi sono qui per un video cosa ne penso. Lo sapete che non mi piace chiamarle recensioni perché non sono una critica di film e non ho, cioè non, secondo me non è il luogo giusto per me per parlare appunto di, cioè per fare una vera e propria recensione, però sicuramente mi va di parlare di quello che penso del film che è uscito al cinema dal titolo Il robot selvaggio. Ragazzi, io lo volevo troppo vedere questo film da quando ho visto il trailer perché mi aveva veramente colpito tantissimo. Devo dire che io sono una fan dei robottini, cioè letteralmente io adoro tutti i film d'animazione dove alla fin fine il protagonista è un robot, non so perché, ma mi piacciono sempre molto. Banalmente Wall-E, non so chi di voi l'ha visto, se non l'avete visto recuperatelo, mi ha fatto strappare, cioè mi ha strappato veramente tantissime lacrime. Io mi emoziono sempre tantissimo con questi film. Ragazzi, il robot selvaggio non è stato da meno, anche con il robot selvaggio mi sono molto molto emozionata. Ma entriamo nel dettaglio, quindi ragazzi attenzione a questo video perché da adesso conterrà spoiler, quindi comunque parlerò di scene del film, quindi se non l'avete visto ovviamente skippate questo video, non guardatelo ragazzi, preferite andare al cinema a guardarvi il film assolutamente. Parliamo in linea di massima di quello che veramente mi ha colpito molto. A me colpisce sempre molto quando questi film d'animazione prendono delle tematiche forti come questa. Io avevo capito più o meno di che cosa trattasse il film, ma non pensavo che si approfondisse in questa maniera il tema, lasciatemelo dire, dell'adozione. Perché? Perché appunto il film inizia con questo robot che viene disperso nella natura, viene perso dalla casa produttrice. Si tratta di un robot d'assistenza, quindi un robot che nasce per risolvere problemi altrui. Quindi ovviamente quando il robot si attiva la prima cosa che fa è cercare qualcuno che abbia bisogno del suo aiuto. Il problema è che siamo in mezzo alla natura, esseri umani non ce n'è, e quindi la funzione primaria del robot viene meno perché non c'è nessuno da aiutare. Anzi, il robot lo vediamo nelle prime fasi del film che cerca di aiutare gli animali, ma chiaramente fa più danno che altro perché gli animali non vogliono essere aiutati, vogliono farlo da soli il loro compito. Mi viene in mente il castoro che magari deve costruire con la legna la diga nel fiume, lo sbarramento nel fiume, e si innervosisce appena vede che il robot gli toglie tutta la legna per farlo lui. Chiaramente gli animali non sono come gli esseri umani, quindi è bellissima tutta quella parte dove il robot effettivamente si rende conto di non essere utile a nessuno. E devo dire, gli animali cominciano anche un po' a temerlo, infatti lo chiameranno di lì a breve il mostro, la cosa, perché avranno paura ovviamente del robot che tra parentesi si chiama Rose. Nulla, parliamo delle scene veramente più toccanti. Secondo me è stata bellissima tutto l'incipit di come il robot Rose entra in contatto con la piccola Occhetta. Ragazzi, la parte della tempesta, la parte dove il robot scappa dall'orso e finisce giusto giusto sopra un nido di queste, anzi sopra il nido di queste oche, ragazzi, mi ha spiazzato. Già lì io stavo per mettermi a piangere, cioè già lì ho capito che il film sarebbe stato abbastanza pesante, perché ragazzi c'è questa scena agghiacciante dove appunto il robot, dopo che è caduto sul nido, si alza, controlla dove è finito e a un certo punto prende l'ala dell'oca morta, cioè proprio c'è la scena dove alza l'ala e la rimette a posto, cioè veramente agghiacciante quella roba lì. Quindi il robot si rende conto che comunque ha ucciso il nido con l'oca mamma e magicamente appunto trova invece intatto un unico uovo. Quindi bellissima la parte in cui lo analizza, vede che c'è ancora della vita e decide che quello è il suo compito come robot di assistenza, quindi curare quella vita. Quindi da lì in poi fa appunto amicizia con la volpe. Adesso io i nomi non me li ricordo ragazzi, quindi dirò l'oca, la volpe, perché non me li ricordo. Però mi è piaciuta veramente tantissimo questa scena, tutta questa parte, appunto l'inizio della storia quasi, l'inizio di questa amicizia di base tra il robot e l'Occhetta, perché da lì in poi ovviamente cercherà di far crescere nel modo migliore la piccola Occhetta. Bellissima anche la scena dove entra in contatto con la mamma opossum e
E il robot dice: io non sono programmata per fare da mamma, non sono programmata per assolvere questo compito. E lei gli dice: nessuna di noi lo è. Impariamo strada facendo. Bellissima questa frase, perché di base è un messaggio molto importante a tutte le mamme, che non si nasce mamma, nessuno sa fare la mamma, nessuno nasce che sa fare il genitore, ma lo impara strada facendo. Quindi bellissima questa cosa, veramente. Molto molto bella. Però appunto anche la mamma Possum cerca di fare capire al robot: se non te ne prendi cura tu, morirà, perché comunque Locke appena apre gli occhi, il piccolo pulcino vede il robot, quindi per Lochetta la sua mamma diventa il robot e ovviamente lo segue ovunque, non la lascia un secondo, perché chiaramente l'unico modo che Lochetta ha per sopravvivere è stare col robot. Molto toccante anche proprio il concetto dell'Lochetta che crescerà e crescerà diversamente rispetto alle altre oche. Si vede appunto che rispetto alle altre oche è più piccola, è più, ma ha un becco diverso, non lo so, è più piccola, ecco, diciamo così. Quindi c'è anche il tema della diversità. Bellissimo, bellissima questa cosa, veramente. Mi viene in mente soprattutto la parte in cui le oche gli dicono: guarda che quella non è tua mamma, che stai dicendo? Tua mamma è morta e l'ha ucciso proprio lei. Quindi quando Lochetta si rende conto della realtà dei fatti, ovvero che il robot non è mai stata la sua mamma, ma che la mamma appunto è morta durante quell'incidente, allora improvvisamente Lochetta si arrabbierà tantissimo e diciamo che gli verrà detto in più riprese, più e più volte: guarda che però è stato destino, cioè è stato un incidente il fatto che che Rosa abbia ucciso la tua mamma. Ricordati che se non l'avesse fatto, se le cose fossero andate diversamente, la tua famiglia fosse sopravvissuta, probabilmente tu saresti morto. Perché? Perché era il diverso della cucciolata, era il più piccolino, era il più debole. In natura si sa, il più debole muore, il più debole viene ucciso, viene. Cioè, la natura lo toglie di mezzo, insomma, non ce l'avrebbe fatta se tutta l'altra famiglia fosse sopravvissuta. Quindi cercano di fargli capire: guarda, che è stato un segno del destino. Grazie a quell'incidente tu oggi sei sopravvissuto. Quindi bellissima anche quella parte, veramente è stata super super toccante. Non so se si fosse capito, ma questo è un video, cosa ne penso? Estremamente positivo. A me il film è piaciuto tantissimissimo. Ogni scena, ogni parte mi ha aperto un pezzettino di cuore. Ero super emozionata quando vedevo queste scene qua. Stupende, veramente, bellissimo, bellissimo. Poi, per esempio, un'altra scena molto bella. Più verso la fine, forse, quando ci sarà appunto il mega, mega inverno, mega tempesta. Nel frattempo, ovviamente, Lochetta è partita, è riuscita a prendere il volo, è riuscita a far parte del gruppo delle oche e a volare in migrazione con loro. Quindi in questa parte dove appunto Loca è lontana da casa e il robot rimane da sola, Rose rimane da sola nella natura insieme agli altri animali, bellissima la parte in cui l'inverno è talmente tanto rigido, talmente tanto pericoloso che la neve arriva a coprire le tane di tutti gli animali. E Rose si mette in testa di salvare la vita agli animali, quindi è bellissimo proprio che uscirà nel bel mezzo della nevicata, della tormenta, a salvare la vita a tutti gli animali. E la volpe dice: chi te lo fa fare? Cioè, ti odiano, ti hanno chiamato sempre il mostro, la cosa, perché li salvi? Quindi bellissima questa cosa, è un messaggio molto importante, perché fa capire appunto, anche se gli altri ti fanno del male, tu non devi restituire quel male, tu devi proseguire nel bene. Quindi Rose, nonostante appunto venga trattata malissimo da tutti gli animali, gli salverà la vita. E questo, ragazzi, farà cambiare l'opinione a tutti gli animali, perché da quel momento per gli animali Rose è la numero uno, ovviamente, l'eroina del bosco, ecco, della foresta. Non so bene come definire questa cosa, però da quel momento in poi Rose non è più il mostro. Quindi odio chiama odio, no? Quindi se Rosa avesse risposto così con il male che Rosa aveva ricevuto dagli animali, se Rosa avesse risposto con altro male, sarebbe stato un circolo vizioso. Invece Rosa al male che gli è stato fatto dagli animali ha risposto con bene. E il bene ha chiamato altro bene. Ecco, scusate il giro di parole, lo so che mi sono espressa malissimo, però il concetto è questo. Cioè io nella vita, diciamo una cosa che faccio io nella mia vita, ma spero che lo facciano tutti. Non faccio male agli altri se io ricevo male, cerco di dare sempre bene, perché penso che in qualche modo quel bene torna. Ok? Quindi molto molto bella questa cosa, cioè dà un messaggio molto forte che va a confermare quello che io ho già nel mio cuore
pensavo e cercavo di sostenere, ok? Un'altra parte che mi è piaciuta molto e secondo me è un altro valore che viene affrontato nel film, oltre a quelli che abbiamo detto, quindi secondo me c'è tantissimo il tema dell'adozione, perché appunto il concetto dell'Oketta che scopre che il robot non è davvero la sua mamma, quindi questo è molto forte secondo me. Quindi a parte il tema dell'adozione, il tema dell'esclusione sociale, perché l'Oketta verrà bullizzata proprio perché è diversa dalle altre oche. Quindi queste due tematiche secondo me sono molto molto forti nel film. Oltre a queste, secondo me, c'è anche la questione o il tema del non riuscire a comunicare l'affetto alle persone a cui si vuole bene. Perché comunque c'è la parte appunto in cui Loketta andrà via e partirà per la migrazione dove non saluterà Rose, non le dirà ti voglio bene. Questo poi avrà delle ripercussioni. Quando Loketta rientrerà dalla migrazione, la prima cosa che vorrà fare è andare a parlare con Rose. Quindi anche questo è molto bello. E la stessa tematica è affrontata anche dal punto di vista della volpe. Anche la volpe per tutto il film soffrirà quel tema dell'abbandono, perché comunque la volpe, nonostante faccia la parte della dura, no? Del predatore, di quella che vuole stare da sola e deve andare a caccia degli altri animali, in realtà soffre molto la mancanza di Rose e dell'Oketta, cioè la volpe si affezionerà tantissimo al robot e si vede soprattutto nelle fasi finali, sarà il primo personaggio a non volere che il robot ritorni in fabbrica, perché il robot, ricordiamoci, più e più volte durante il film cercherà di ritornare nella sua, dai suoi produttori, perché penserà di non essere più utile nella foresta, quindi più e più volte cerca di ritornare alla casa produttrice e la volpe è la prima a non volere questo, quindi anche l'importanza di dire ti voglio bene a chi si tiene davvero, quindi anche questo è un tema ricorrente secondo me, e poi anche un po' la gerarchia sociale, perché appunto quando Loketta partirà in migrazione con le altre oche, inizialmente c'è un po' il nonnismo classico dove appunto l'oca più anziana deve essere il capobranco, quella che guiderà, chiamiamolo capobranco, quella che guiderà la migrazione. Bellissima poi la parte in cui invece cambia il capo migrazione, chiamiamolo così. Non sarà più l'oca più anziana a guidare la migrazione, ma diventerà la nostra Oketta. Becco Lustro si chiama l'oca, ragazzi, me lo sono appena ricordato. Becco Lustro sarà il nome che gli darà appunto Rose. Comunque, a un certo punto il capo della migrazione diventa Becco Lustro, quindi non sarà più l'oca anziana. Perché? Perché durante la migrazione avverrà un attacco da parte degli altri robot, lo stesso modello di Rose, e le oche entreranno nel panico perché non sono abituate ad interagire con i robot. Invece l'unico che aveva avuto a che fare con un robot di quel modello era proprio Becco Lustro. Quindi l'anziano della migrazione gli dice: prendi tu il comando perché mentre le altre oche si stanno facendo prendere dal panico, tu non lo stai facendo perché tu sei abituato ad avere a che fare con robot come questi. Quindi sei tu l'unico che ha la mente salda per portarci via da questo pasticcio. Quindi Becco Lustro diventa il capo della migrazione. E questa è una cosa che rompe la gerarchia, quindi questa è un'altra tematica secondo me importante, che anche, cioè non è detto che l'ultimo arrivato non possa avere le carte in tavola per guidare la migrazione, capito? Quindi non è, cioè, ok, dare più valore, è giusto dare più valore anche a livello di esperienza, no? Nella società, però è anche vero che bisogna dare fiducia ai giovani, bisogna anche dare fiducia a chi esperienza non ne ha perché potrebbe stupirci. Questo secondo me è un altro messaggio molto importante che ha questo cartone animato. Cioè, ragazzi, è pieno di messaggi. Io ci tenevo a fare questo video, ok, perché mi andava di dire il mio parere, mi andava di parlare con voi di questo film, diciamo, però ci tenevo proprio a dire quelli che sono stati i valori che secondo me il film ha portato. Io ovviamente lo sapete, non mi vado a guardare mai niente, io non avevo visto niente di questo film. Non so cosa abbiano detto gli altri, non so che recensioni siano uscite, questo è il mio personalissimo e trasparentissimo parere. Quindi spero che questo video vi piaccia, insomma, perché l'obiettivo mio era proprio parlare e confrontarmi con voi sul film, con chi l'ha visto, se voi avevate notato tutti questi valori che secondo me il film ha. Cioè, è un film bellissimo, secondo me, assolutamente da far vedere ai piccoli, perché dà veramente tanti, tanti, tanti messaggi. Cioè, i valori ai figli, non, secondo me, non vengono impartiti solo dai genitori o solo dalla scuola, ma anche da quello che gli facciamo vedere. Secondo me questo è un film da fare vedere moltissimo, ragazzi e giovani, secondo me, veramente, veramente bello. Poi ragazzi, vabbè, mi avvio verso le fasi finali della trama. Altra parte bellissima è stato il concetto di cuore.
Quindi quando appunto la povera Rose verrà rapita, perché verrà rapita dalla casa produttrice, perché poi lei, nonostante cerchi durante il film di mandare questo benedetto segnale alla fabbrica d'origine per tornarsene a casa, in realtà poi per un motivo o per un altro non lo manda mai. In realtà in uno di questi tentativi probabilmente va a buon fine il richiamo, quindi la casa madre riconosce che c'è un suo modello di robot disperso nella natura e farà di tutto per riaverlo, farà di tutto per rapire Rose, quindi Rose verrà effettivamente rapita e accadrà proprio quando Beccolustro tornerà dalla migrazione contento di andare a dire a Rose quello che provava nei suoi confronti. In realtà non la troverà perché è stata rapita. Quindi anche tutta questa parte è molto molto interessante. Questa parte poi appunto evolverà nelle fasi finali del film, perché appunto a Rose vengono estratti i ricordi, perché ovviamente alla casa produttrice interessa l'esperienza che Rose ha fatto nella natura. Vuole vedere come un robot della loro azienda avrebbe reagito abbandonata nella natura, ecco, quali sono gli input che è riuscita ad ottenere, anche perché ricordiamoci, ha imparato il linguaggio di tutti gli animali, Rose, quindi sono dei dati fondamentali per l'azienda madre. Quindi gli verranno estratti i ricordi fondamentalmente. Quindi Rose non avrebbe più dovuto ricordarsi di Beccolustro o di Fink, la volpe. In realtà, appunto, quando Beccolustro la trova e si avvicina a lei, proprio si mette proprio qui, quando, che dolce questa scena, quando si mette proprio sul suo collo, chiamiamolo collo, sulla sua spalla. Magicamente questo contatto madre-figlio, che già avevamo visto con l'imprinting che aveva avuto Lochetta quando è nata, quando è sbucata fuori dall'uovo, questo stesso imprinting secondo me ha fatto riattivare il cuore di Rose e quindi magicamente Rose si è ricordata. Quindi c'è questo messaggio molto forte, che Rose dirà, cioè la dirà chiaro e tondo questa frase, dirà: io mi ricorderò sempre di te perché io non ho memoria di te qui dalla testa. Ma è grazie al cuore che io mi ricorderò sempre di te. Quindi, ragazzi, fasi finali, il robot decide di lasciare la foresta, decide di lasciare la natura, perché altrimenti l'azienda madre continuerà a cercarla, perché a stento sono riusciti a scampare la prima volta. Ricordiamoci che l'azienda, io lo continuo a chiamare azienda madre, non so bene come chiamarla, la fabbrica d'origine comunque, ha distrutto l'intera foresta per cercare di riprendersi Rose. Quindi Rose ha estremamente paura che possa riaccadere e ha estremamente paura di mettere in pericolo di nuovo tutti gli animali. Quindi deciderà di rimanere alla fabbrica d'origine, con la promessa che mai si dimenticherà di Beccolustro, perché abbiamo visto che è impossibile. Se mai si fosse dimenticata, l'avrebbe dovuto fare quando gli sono stati estratti i ricordi, invece non è successo, quindi è impossibile che riescano a toglierle la memoria e il ricordo che lei ha di Beccolustro. E il film finisce proprio così, con Beccolustro che ritorna in una delle sue migrazioni, ritorna alla fabbrica madre della robot. E la ritroverà subito, la ritroverà subito e lei lo riconoscerà. Quindi c'è questo messaggio in background del sacrificio che Rosa ha fatto abbandonando la foresta per amore di salvare tutti gli animali, e comunque Beccolustro che potrà tornare sempre a trovarla, ecco. Quindi potremmo dire che l'ultimo valore che si vede nel film è anche che il bene va oltre le distanze. Quindi se due persone veramente si amano e si vogliono bene, anche se abitano lontane, si ritrovano sempre. Possiamo dare questo come ultimo valore del film, ma ripeto, ne ha tantissimi, cioè io ho passato 20 minuti a parlare con voi, ho parlato solo di valori che il film dà ed era quello che io volevo fare in questo video. L'obiettivo del mio video era proprio questo, quindi non lo so, fatemi sapere voi che ne pensate ovviamente del film, se vi è piaciuto come è piaciuto a me stra piaciuto, mi è piaciuto tantissimo, ero lì piangendo io come sempre con questi tipi di film d'animazione, troppo troppo belli. Veramente tanto tanta roba questo film. Mi è piaciuto molto, cioè se dovessi dargli un voto gli darei 9,5, ragazzi, non do 10 perché mi tengo sempre un po' di spazio disponibile per film futuri, però ragazzi, secondo me questo film d'animazione è veramente spettacolare, quindi non lo so, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se l'avete visto, se concordate con me, se avevate visto e notato tutti questi valori che il film secondo me vuole trasmettere. Ecco, fatevi sentire qui sotto nei commenti, ditemi la vostra, mi raccomando. Spero tanto che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, che vi abbia strappato un sorriso. Noi come sempre ci vediamo alla prossima puntata e mi raccomando, non perdetevi le live su Twitch i giorni dispari alle 22. Bacioni, grazie a tutti per aver visto il video, se ti va ovviamente di supportarmi lascia un mi piace, un commento, iscriviti per non perdere i prossimi video, io ti ringrazio ancora se sei arrivato fino alla fine e noi ci vediamo alla prossima, ciao!